quella di oggi è una bella giornata per l'Istituto Alessandrini, c'è questo concerto di beneficenza per l'Ucraina, questi ragazzi che oggi sono tutti qui per ricordare questo evento tragico. È una giornata molto speciale per l'Istituto Alessandrini perché abbiamo voluto far vedere a tutti la nostra vicinanza, il nostro dolore per quanto sta accadendo in Ucraina, perché quanto sta accadendo in Ucraina potrebbe accadere a ognuno di noi. Assistiamo a un'ingerenza ingiustificata su un popolo, su uno Stato, sulle decisioni che un popolo vuole prendere. E quindi tutto ciò non può essere giustificato, anche perché la violenza, la guerra, la morte, le distruzioni non possono essere mai un veicolo di risoluzione delle questioni. Oggi si ricorda questo momento drammatico che sta vivendo l'Ucraina e questi ragazzi stanno dando una grande testimonianza da questo punto di vista. Assolutamente vero, è assolutamente vero che non potevo mancare in quanto sindaco ma anche come presidente della provincia a questo bellissimo evento in musica organizzato dall'Istituto Alessandrini. Un evento che vuole mettere in risalto quanto la pace sia un valore da difendere a tutti i costi e quanto la pace sia importante anche per, attraverso un messaggio da parte delle nuove generazioni. E le scuole sono un veicolo molto molto importante perché appunto sono i nostri ragazzi, i nostri bambini che un domani ci auguriamo ci potranno regalare un mondo migliore e quindi un messaggio che arriva in luoghi quali le scuole che sono appunto deputati a formare i ragazzi del futuro, insomma è molto molto importante. Un plauso ovviamente alla preside, alla dirigente scolastica di Donato per questa bella iniziativa e a tutti coloro che si sono cimentati appunto affinché questa mattinata fosse piena di significati, piena di belle note, soprattutto note significative.